Caltanissetta, incendio alla Lombardo Radice, intervento provvidenziale dei collaboratori scolastici. Sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro, manifestazione studentesca a Caltanissetta. Iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024, domande dal 9 al 30 gennaio. Volley, Alba Verde, arriva Martina Escher, con esperienze in B1 e tra le finaliste di Miss Italia 2010. Bentrovati, incendio alla Lombardo Radice di Caltanissetta, intervento provvidenziale dei collaboratori scolastici. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina all'Istituto Lombardo Radice di Caltanissetta. Intorno alle 8:10, dopo l'ingresso dei bambini della scuola elementare Lombardo Radice di Caltanissetta in Piazza Martiri d'Ungheria, si è verificato un principio di incendio che ha interessato un quadro elettrico. Mentre mi trovavo al cancello, mentre facevo il mio servizio, mi sento chiamare dal mio collega abbastanza serio. Vado a vedere, ho visto un principio di incendio e ci siamo subito attivati con il mio collega. Lui va a spegnere direttamente la centralina elettrica, mentre io con l'estintore spegnevo il principio di fuoco. E tutto è successo in 7 minuti. Controllo sempre di continuo e infatti stava succedendo l'irreparabile. Abbiamo recuperato tempo di 5 minuti perché c'erano le persone giuste al punto giusto, perché magari c'erano persone giuste al punto giusto, poteva succedere anche l'irreparabile, e diciamo che siamo fieri quello che abbiamo fatto. Il fumo rilasciato dal cortocircuito ha subito attirato l'attenzione del personale scolastico, che prontamente è intervenuto per avvisare i docenti. Per evitare il panico fra i bambini, gli insegnanti e i collaboratori scolastici hanno utilizzato gli estintori, invitando i loro alunni a stimolare un incendio. In questo modo l'istituto è stato evacuato con celerità e senza alcuna difficoltà. Abbiamo coordinato e organizzato immediatamente l'evacuazione di tutte le classi che già erano entrate, esattamente delle quinte, delle quarte e alcuni bambini delle seconde che erano già al primo piano. Mentre i due collaboratori appunto spegnevano l'incendio, gli alunni già in pochissimi minuti erano tutti fuori, e io alle 8:11 ho chiamato i vigili del fuoco. Quando sono arrivati già l'incendio era stato spento, per cui tutto si è svolto in maniera coordinata, corretta, senza creare panico e soprattutto in assoluta sicurezza. In questa scuola ci sono circa 500 alunni, consideri che però alcune classi ancora non erano entrate perché abbiamo l'ingresso differenziato. Alle 8 entrano le quinte e le quarte, alle 8:05 entrano le seconde e le terze, e le prime entrano alle 8:10. Determinante è stato il lavoro svolto dal dirigente scolastico Bernardina Ginevra durante le operazioni di coordinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il funzionario di guardia e la polizia municipale. Comprensibile la paura dei genitori che, avvisati dell'accaduto, si sono precipitati a scuola. Il dirigente Bernardina Ginevra, intanto, al fine di risolvere il problema di natura elettrica, ha disposto la sospensione delle lezioni, che riprenderanno dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza. Intanto le famiglie degli alunni, in una nota, hanno ringraziato tutti i docenti e il personale per l'eccellente lavoro svolto, dimostrando grande professionalità nella gestione dell'emergenza. Si è verificato un principio di incendio al piano terra. Diciamo che è partito da un quadro elettrico e naturalmente è scattato subito tutto il protocollo per la sicurezza. E infatti da una parte i collaboratori scolastici che sono addestrati hanno fatto i corsi di formazione, e c'è stato chi ha detto al distacco dell'impianto elettrico, perché quello è fondamentale, e chi invece che ha detto antincendio, formato e con la certificazione appunto dei vigili del fuoco, ha subito spento con l'estintore le scintille, insomma, che stavano propagandosi. Nel stesso momento tutti gli insegnanti, coordinati dalla vicaria, la dottoressa Velia San Martino, hanno fatto l'evacuazione
perché anche quello è il lavoro che facciamo costantemente, sia nella preparazione agli eventi come l'incendio, il terremoto, l'evacuazione che viene presentata come un gioco per i bambini, però per evitare appunto panico, disordini, perché durante l'evacuazione può anche farsi male qualcuno. E quindi prontamente i bambini sono stati evacuati nel cortile. È stato, diciamo, tutto coordinato alla perfezione, anche perché appunto lavoriamo sulla sicurezza e purtroppo ogni tanto, invece di fare una simulazione, si fa una vera e propria evacuazione reale. Io devo ringraziare moltissimo i miei collaboratori, il personale ATA, ma anche gli insegnanti, la mia collaboratrice, che sono stati in grado di gestire il tutto in neanche 6-7 minuti. Tant'è vero che ancora i genitori erano ai cancelli, perché l'entrata non si era completata, ancora le prime dovevano entrare, e quindi i bambini adesso sono a casa perché non c'è la luce, non c'è l'acqua, e fino a quando il danno non viene riparato e io non ottengo la certificazione che è di nuovo tutto a norma, io non posso far riprendere le lezioni. Per cui i genitori saranno avvertiti in tempo se lunedì ci sarà la ripresa, come spero vivamente, perché la squadra del comune è già arrivata, i vigili del fuoco sono arrivati, ma già questo principio di incendio era già stato domato prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. E quindi adesso c'è la squadra del comune che sta cercando di ripristinare il tutto. Hanno fatto il controllo anche dell'impianto fotovoltaico, ma a quanto pare non c'entra niente. Però diciamo che è tutto sotto controllo e speriamo in giornata o massimo domani di avere tutto in regola. Quando si fa un lavoro di preparazione nel tempo, costanti, corsi di aggiornamento fatti ogni anno, sia del personale docente sia del personale ATA, non sono fatti perché c'è solo l'obbligo di legge, ma perché purtroppo ogni tanto succedono veramente queste cose. Quindi avere una cultura della sicurezza e della prevenzione è importantissimo, perché nel momento in cui non te l'aspetti poi arriva, magari non è stato un evento che è stato subito domato, e per fortuna è avvenuto in un arco temporale dove si poteva governare. Non so se fosse successo di notte cosa poteva succedere. Sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro, manifestazione studentesca in città, attenzioni puntate anche sulle condizioni di diversi istituti. Gli studenti dei licei di Caltanissetta sono scesi stamani in piazza per manifestare la loro preoccupazione per la poca sicurezza dove viene svolto il PCTO, alternanza scuola-lavoro. Ad oggi queste attività non vengono svolte in sicurezza e gli studenti manifestano anche per alcuni coetanei che hanno perso la vita durante un'esperienza che dovrebbe formarli e non ucciderli. Poi gli studenti lamentano anche altri problemi che colpiscono gli edifici scolastici, come infiltrazioni d'acqua, muffa, riscaldamenti spenti e anche alveari vicino alle scuole con miriadi di vespe intorno. Con questa manifestazione gli studenti vogliono portare la loro ideologia di una scuola pulita e soprattutto sicura. Il corteo è partito da via Filippo Turati, davanti al monumento dei caduti in mare, ed è arrivato in piazza Garibaldi, davanti la fontana del Tritone, adiacente al comune. Il nostro grido di protesta è: di scuola non si muore. Noi studenti di Caltanissetta, quindi tutti gli istituti superiori, Caltanissetta e San Cataldo, siamo stanchi. Siamo stanchi di alzarci la mattina e leggere che uno studente è morto durante un'alternanza scuola-lavoro. Siamo stanchi di sapere che crollano i tetti durante le ore di lezione. Siamo stanchi di leggere la mattina che all'Università di Cagliari è crollato il plesso universitario. Siamo stanchi. Di scuola non si può morire. Questo è il nostro motto. Siamo tutti gli istituti superiori Caltanissetta in collaborazione con la rete degli studenti medi. Di scuola non si muore. Iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024. Domande dal 9 al 30 gennaio. Nel mondo scuola è tempo di iscrizioni. Arrivano dal Ministero dell'Istruzione i dettagli e le scadenze per le iscrizioni del prossimo anno scolastico 2023-2024. Si dovrà procedere online dalle 8 del mattino del 9 gennaio alle 20 della sera del 30 gennaio.
Tutte le domande di iscrizione per le scuole medie e per le scuole superiori si faranno online attraverso il servizio di iscrizione disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale, ovvero lo SPID, oppure la carta d'identità elettronica CIE o ancora l'Electronic Identification, Authentication and Signature, ovvero l'EIDAS. L'abilitazione al servizio sarà disponibile dal 19 dicembre ed il Ministero, come ogni anno, metterà famiglie e studenti nella condizione di potersi iscrivere anche attraverso una scelta attenta che potranno effettuarla con l'app Scuola in Chiaro, una piattaforma di orientamento utile per cercare informazioni sulle scuole del territorio di riferimento e che raccoglie i profili di tutti gli istituti scolastici, anche relativamente agli orari e alle performance degli ex studenti, con delle vere e proprie recensioni di riferimento. Grazie alla Scuola in Chiaro, sia gli studenti che le famiglie potranno così confrontare scuole ed accedere alle informazioni come i risultati scolastici, i docenti, i servizi, tra cui quelli web, e gli orari delle strutture scolastiche. Indennità una tantum, 200 euro, aperte le procedure per richiedere l'esame. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale apre la procedura per la richiesta del riesame delle istanze per il bonus 200 euro. L'INPS dà così il via alla procedura di rivalutazione delle richieste per accedere alla misura del decreto aiuti del 17 maggio scorso che prevedeva un'indennità una tantum per determinate categorie di lavoratori. Si tratta dei lavoratori dipendenti sia del pubblico sia del privato, a questi si aggiungono tutti i titolari di pensione, comprese pensioni e assegni sociali per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oltre ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione stessa. Ci sono poi beneficiari di NASPI, di SCOL per giugno 2022 e disoccupazione agricola di competenza 2021 e coloro che hanno percepito l'indennità Covid ai sensi dei decreti sostegni e sostegni bis, i lavoratori domestici, Cococò, i dottoranti, gli assegnisti di ricerca, i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021. Tra questi, chi ha visto respingere la propria richiesta potrà ora fare domanda per il riesame, quindi sarà fondamentale verificare l'esito della domanda presentata e alla voce dedicata sul sito INPS, una volta controllate le motivazioni, l'utente richiederà il riesame. Presentando l'istanza per la pratica ed inserendo la motivazione della richiesta, si potranno allegare ulteriori documenti a supporto. Sarà inoltre importante verificare i requisiti per ciascun profilo previsto da legge per capire se si rientra tra i potenziali beneficiari. Nuovo registro delle opposizioni contro il telemarketing invasivo. Cittadini tutelati anche sui cellulari. Introdotti nuovi obblighi per gli operatori. Con la diffusione del digitale, il telemarketing pubblicitario è diventato il mezzo di promozione più utilizzato dagli operatori telefonici. Nel tempo, però, questa pratica è diventata sempre più invasiva per i cittadini. Coloro che non desiderano ricevere chiamate promozionali o commerciali possono tutelare la propria privacy ed esprimere il diritto d'opposizione al telemarketing attraverso il registro pubblico delle opposizioni. Dal 27 luglio 2022, inoltre, è stata estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione nel registro, già prevista per il telefono fisso e l'indirizzo postale, annullando così i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria. La registrazione è un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini, che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall'operatore di telemarketing, a meno che quest'ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all'utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione, oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni. L'iscrizione nel registro è semplice, basta compilare un apposito modulo elettronico sul sito del registro pubblico delle opposizioni oppure telefonando al numero verde 800 957 666 per le utenze fisse o allo 06 42 98 64 11 per i cellulari. Gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare preventivamente al gestore del registro le liste dei numeri che intendono contattare. Queste liste saranno restituite dal gestore entro le 24 ore dalla richiesta, prive delle numerazioni dei cittadini che si sono iscritti al servizio opponendosi alla pubblicità telefonica e avranno validità di 15 giorni.
Associazione Giovedì Santo di Caltanissetta, parla il nuovo presidente Arcangelo Giammusso. L'assemblea dell'Associazione Giovedì Santo ha eletto un nuovo presidente. È il giovane Arcangelo Giammusso, nipote d'arte. Infatti il nonno è uno dei decani del Giovedì Santo ed ex presidente della stessa associazione. Giammusso eredita la guida dell'Associazione Giovedì Santo da Roberto Morgana, che fu eletto nel 2014 e confermato per un secondo mandato nel 2020. Il giovane nisseno sarà collaborato per questo triennio da due vicepresidenti, l'uscente Roberto Morgana ed Alessandro Barrafranca. Tesoriere dell'associazione sarà Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Tra i miei obiettivi e quelli dei ragazzi che compongono il mio direttivo c'è sicuramente quello di proseguire il percorso avviato dall'ex presidente Morgana. Difatti tutti quanti abbiamo voluto proprio Morgana tra il direttivo, nella figura di vicepresidente, un percorso sicuramente iniziato con il miglioramento della processione il Giovedì Santo, così come il miglioramento dell'organizzazione della Via Crucis contemplando le Vare e la creazione della sala espositiva delle Vare, appunto. Quindi questo è il nostro solido punto di partenza. Sicuramente inizieremo subito con l'organizzazione della processione del 2023. E il nostro obiettivo è quello dell'innovazione, come ho già dichiarato, nel pieno rispetto della tradizione. Cercheremo di implementare novità. È chiaro che per quest'anno i tempi sono stretti, si lavorerà per il futuro, però abbiamo già idee abbastanza chiare. Altro punto fondamentale della nostra associazione, come dicevo poc'anzi, è quello della sala espositiva, fiore all'occhiello appunto del Giovedì Santo. Il nostro obiettivo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è quella di valorizzarla ancora di più, creando eventi che ci accompagneranno durante tutto il periodo pasquale. Santa Lucia, fervono i preparativi per la festa del 13 dicembre. L'assemblea dell'Associazione Giovedì Santo ha eletto un nuovo presidente. È il giovane Arcangelo Giammusso, nipote d'arte. Infatti il nonno è uno dei decani del Giovedì Santo ed ex presidente della stessa associazione. Giammusso eredita la guida dell'Associazione Giovedì Santo da Roberto Morgana, che fu eletto nel 2014 e confermato per un secondo mandato nel 2020. Il giovane nisseno sarà collaborato per questo triennio da due vicepresidenti, l'uscente Roberto Morgana ed Alessandro Barrafranca. Tesoriere dell'associazione sarà Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Tra i miei obiettivi e quelli dei ragazzi che compongono il mio direttivo c'è sicuramente quello di proseguire il percorso avviato dall'ex presidente Morgana. Difatti tutti quanti abbiamo voluto proprio Morgana tra il direttivo, nella figura di vicepresidente. Un percorso sicuramente iniziato con il miglioramento della processione il Giovedì Santo, così come il miglioramento dell'organizzazione della Via Crucis contemplando le Vare e la creazione della sala espositiva delle Vare, appunto. Quindi questo è il nostro solido punto di partenza. Sicuramente inizieremo subito con l'organizzazione della processione del 2023. E il nostro obiettivo è quello dell'innovazione, come ho già dichiarato, nel pieno rispetto della tradizione. Cercheremo di implementare novità. È chiaro che per quest'anno i tempi sono stretti, si lavorerà per il futuro, però abbiamo già idee abbastanza chiare. Altro punto fondamentale della nostra associazione, come dicevo poc'anzi, è quello della sala espositiva, fiore all'occhiello appunto del Giovedì Santo. Il nostro obiettivo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è quella di valorizzarla ancora di più, creando eventi che ci accompagneranno durante tutto il periodo pasquale. Con la speranza nel cuore, nuova iniziativa di Casa Rosetta. Con la speranza nel cuore, per non lasciare nessuno indietro. Questo è lo spirito con cui nei giorni 2 e 3 dicembre Casa Rosetta terrà presso l'ex rifugio in salita Matteotti al Canda Municipio un doppio appuntamento in cui gli operatori e gli utenti del centro di riabilitazione neuropsicomotoria Villa San Giuseppe celebreranno contemporaneamente la giornata internazionale delle persone con disabilità e l'ultima tappa del progetto Verde Comune finanziato dal Comune. La giornata simbolica tende anche a far ricordare quanto la diversità possa essere una forma di arricchimento della società.
Nelle 2 giornate sarà possibile assistere al laboratorio a cielo aperto, caratterizzando le attività riabilitative. Un'altra attività molto speciale vedrà partecipare il gruppo Qui Pederi Fora, Josephine Giadone, Bruno Sari e Ausilia Martorana, che coinvolgerà tutti i ragazzi del centro diurno in una danza emozionale, i cui movimenti armonici si fonderanno in uno spettacolo simbolo dell'integrazione sociale e culturale. Oggi è la giornata internazionale di sensibilizzazione del disabile. Casa Rosetta da 35 anni circa si occupa di disabilità e da sempre, da quando è stata istituita questa giornata, ha partecipato nel territorio proprio per la sensibilizzazione. Oggi sono coinvolte le scuole, vedere coinvolto le istituzioni sono presenti, le istituzioni sono presenti i ragazzi delle scuole e dunque sembra proprio avere un ottimo risultato relativamente proprio alla sensibilizzazione. Sport, calcio, Serie D, domenica al Valentino Mazzola di San Cataldo, la San Cataldese affronterà il Catania. Il quadro completo delle partite in programma per la 14ª giornata: Canicattì, Paternò, Castrovillari, Ragusa, Acireale, Marignanese, Cittanova, Sant'Agata, Lamezia, Locri, Trapani, San Luca, Santa Maria Licata, Real Aversa, Vibonese, San Cataldese, Catania. Per quanto riguarda l'eccellenza, 2 rinforzi per la Nissa, la Bardera ed Esposito. Dopo l'arrivo di Fara Marna, la Nissa mette a segno altri 2 colpi di mercato in questa sessione invernale. Ritorna in bianco scudato il centrocampista Ivan Lavardera, dopo 2 stagioni proveniente dall'Enna, con spiccate doti offensivi e il vizio del gol. Ad alzare il livello della rosa di Alessio Sferrazza, ecco anche il promettente esterno napoletano Antonio Esposito, proveniente dal Nibbiano, squadra di eccellenza emiliana. Prima cosa sono contentissimo di essere qua. Mi ha spinto il progetto, parlando con il direttore, quindi sono carico e pronto ad iniziare. Scendiamo in campo ogni partita per vincere, e l'obiettivo è quello di arrivare ai playoff, e penso sia pure l'obiettivo della società e della squadra. È sempre bello tornare qui a Caltanissetta, anche se sono stato per poco tempo, circa 2 anni fa, non ho dimenticato l'importanza di questa maglia e sono sicuro che faremo bene fino a fine anno. Domenica Nissa in trasferta sul campo della Leonfortese, il quadro completo della 13ª giornata. Cus Palermo, Parmonval, Castellammare, Mazzarese, Enna, Acragas, Leonfortese, Nissa, Gela, Profavara, Resuttana, Casteldaccia, Don Carlo, Oratorio, Marineo e Mazara, Sciacca. Parliamo di volley. Alba Verde arriva Martina Escher con esperienze in Serie B1 e tra le finaliste di Miss Italia 2010. Dovendo far fronte ad esigenze di organico per il forfè di Nicole Ferrarini causa infortunio, l'Alba Verde ha tesserato la schiacciatrice Martina Escher dalla Cosi del Zafferana. La Escher viene da una stagione di stop, le cui tossine sono state già smaltite nella prima parte del campionato in corso. Ha una lunghissima carriera pallavolistica alle spalle, partita nel lontano 2003 in C con la Puntese, per poi inanellare tutta una serie di esperienze in B1. Tra un campionato e l'altro, per dovere di cronaca, sono da citare 2 belle esperienze nel mondo dello spettacolo, di cui parla con gran pudore, considerandole solo una parentesi della sua vita. È stata infatti tra le 60 finaliste dell'edizione di Miss Italia 2010 ed è stata protagonista più recentemente di un'esperienza televisiva nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Diciamo che mi ha portato qui sicuramente la stima che avevo nei confronti della società, perché già comunque seguivo da lontano, quindi quando ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di questa squadra, non ho perso tempo. E ambizioni per il futuro? Beh, allora io non parlo mai, nel senso, sono sempre alte, nel senso che quando inizio qualcosa è perché ne deve valere la pena, altrimenti neanche inizio. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni.
Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando sul Mediterraneo una zona di bassa pressione arrecherà maltempo. Ancora il Mediterraneo continua ad essere una fucina di zone di bassa pressione con piogge sparse sulla nostra penisola. Il tutto è dovuto all'assenza dell'anticiclone che invece ritroviamo molto più a nord e a est verso la Russia e la Scandinavia. Nel dettaglio, quindi, in sintesi, la previsione per l'Italia con questo tappeto di nubi che sabato interesserà un po' tutte le nostre regioni. La mappa dell'Italia in sintesi ci conferma appunto le precipitazioni un po' dappertutto, clima fosco, uggioso e piovoso al centro-nord con neve sulle Alpi fin verso i 700-1000 metri di quota, e tanta variabilità però anche al centro-sud e isole maggiori con la possibilità di locali rovesci o temporali. Temperature in aumento al centro-sud per i venti di scirocco, al nord invece massime sotto i 10 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Eufrate, via Filippo Turati. Servizio notturno, Romano, corso Vittorio Emanuele,